Cuori nerazzurri, un buon pomeriggio dal Santiago Bernabéu di Madrid per un appuntamento che qua a Madrid ormai è un grande classico del periodo post stagione ufficiale, il Corazon Classic Match 2014, una partita che le leggende del Real Madrid giocano ogni anno, questa è la quinta edizione, per raccogliere fondi nel caso di quest'anno per attività solidali per i bambini. Inizia in questo momento la partita, palla per Figo, colpo di tacco, ancora Zidane, cercano la veloce, Figo tenta il numero, si chiude la nostra difesa, poi Guti tenta la botta da distanza, vola Toldone, e Suazo va all'uno contro uno, cerca di accentrarsi, attenzione che può andare al tiro, ci prova, carica il destro, la palla viene parata a terra, primo tiro in porta, attenzione che si sviluppa l'azione, Suazo detta la profondità, prova ad andare da solo, attenzione Sergione, buio 10 sui piedi ma ha cercato la giocata individuale, palla dentro a cercare Zamorano, di testa la schiaccia Toldone, la grande schiacciata di testa di Bam Bam e la grande risposta di Francesco Toldo, entra Morientes al minuto 16, e applausi per Carlo Santillana. L'apertura su assista per il solito Zidane, Paganin lo va a prendere l'uno contro uno, Zidane va al tiro e c'è il gol di Zidane che brucia Toldo sul primo palo, festa grande qua al Santiago Bernabéu, una grande rasoiata di Zidane, vedete l'apertura l'uno contro uno con Paganin, si allarga e con il sinistro brucia lasciando proprio lì Francesco Toldo che nulla può su questa botta ravvicinata, molto bravo Zidane a circostanza, 1-0 per il Real. Beni Carbone che chiama la giocata bassa, con Sessao guadagna il fondo, cross calibrato, la palla colpisce la traversa, schiaffeggiata da Buio, eccola qua la palla buona per Sergione che può andare al cross, palla rimorchio, Beni Carbone di testa, cerca la cosa forse più difficile, Suazo, dai che mettiamo dentro, con Sessao, cerca il dribbling sullo stretto, lo chiudono, deve ricominciare da capo con Zanetti che arriva, prova il tiro dalla distanza, il tiro, è il gol di Pupi! Grande botta di Zanetti all'incrocio, un po' stile finale di Coppa UEFA a Parigi. Zanetti, Walter Zenga sta dando segnali ai ragazzi. Grandissima botta, la rivediamo da più angolazioni, vedete collo esterno, niente da fare per il portiere Buio. Suazo prova ad andare da solo, prova il tiro sul primo palo. Aveva quasi beffato Buio, sovrappone Zanetti sulla laterale di sinistra, Benny potrebbe andare al tiro, prova la botta e la palla Buio in due tempi, Suazo, no, incredibile, Suazo era in fuorigioco da vedere, ma Buio non trattiene bene il tiro di Carbone, Inter vicina al vantaggio. Zidane, controllo elegantissimo, lascia secco Zemaria, pericolo, attenzione, Zidane, tiro palo! Ha Toldo battuto con Toldone che urla di tutto, dall'altra parte Francesco ha fatto un numero a Zemaria che l'ha messo a sedere. Finisce intanto anche il primo tempo con le squadre che vanno a riposo con un pregevole 1-1. Inter che si presenta in campo nel secondo tempo con le novità Luis Figo e Ivan Zamorano. Quindi Toldo fra i pali, Zanetti, Paganin, Galante e Cordoba la linea difensiva, Dino Baggio davanti la difesa con Dabo e Dacour centrali, Figo sulla destra, Suazo a sinistra e Zamorano prima punta, dovrebbero essere schierati così ma vediamo poi una volta che si dispongono in campo come si vanno a mettere in realtà. Quindi Figo e Zamorano cambiano casacca e vediamo quanta autonomia potranno avere nel corso di questa partita. Palla dentro per Suazo, attenzione, traiettoria centrale con la porta che non riesce a essere penetrata. Applausi per Toldone ed entra Pagliuca. Esce Hierro ed entra il Buitre ed è Coque Contreras il portiere, anche lui è la maglia numero uno, attenzione a questa percussione che per un nulla non vede David Suazo. E allora fuori Luis Figo e fuori Zamorano ed entrano Manicone e Bianchi, attenzione a questa percussione, Velasco, pericolo e c'è il gol di Ivan Perez che mette dentro di testa. È pronto Totò Fresi ad entrare in campo al posto di Fabio Galante, quindi fuori Galante dentro Fresi.
Butragueño che cerca la veloce, prova ad entrare, palla al piede, c'è il tiro e la parata di Pagliuca che fa subito ripartire velocemente Paganin. Attacca il Real con un cross al centro dell'area di rigore dove arriva Zidane. Fuori Dabò ed entra con il numero 28 di Napoli. Poi esce Dino Baggio e rientra con Seisao. Vediamo adesso come li dispone. È pronto Mauro Milanese al posto forse di Cordoba. Fuori David Suazo e dentro Coutos. Attenzione a questa percussione con un Conceição che si è dimostrato il più vivace, il più fresco. Zanetti pronto al cross, secondo palo. Attenzione, Coutos! È gol del pareggio! È gol, è gol, è gol! Il bomber del Pireo! L'avevamo detto, non ha mai fatto un gol e me l'ha andata a mettere proprio qua, in questo pomeriggio caldo di Madrid. Tutta la panchina sta facendo festa perché lui è così, è uno che si fa ben volere da tutti, c'è il gol del pareggio. Va a mettere nell'angolino, rivediamo, eccolo qua il cross, la testata vincente beffa Contreras che nulla può. E siamo 2-2. Riparte, la partita continua. Esce Conceição ed entra Beccalossi che a questo punto è il vecchietto del gruppo. Fuori Zidane, tutti in piedi qua al Santiago Bernabeu, giustamente per salutare uno che ha fatto la storia del calcio mondiale. Dentro al suo posto García Cortés e da noi dentro Berti e Centofanti. Scampoli finali di partita e finisce 2-2 tra Real Madrid e Inter. Applaudono tutti quanti questa edizione del Corazon Classic Match. Dopo che il Real Madrid aveva vinto sistematicamente contro chiunque, battendo nel corso degli anni il Milan per 4-3, il Bayern Monaco per 8-3, il Manchester United per 3-2, la Juventus per 2-1 e per 5-1 qualche giorno fa a Torino, al debutto ufficiale la nostra Inter Forever riesce a non essere battuta, a fare una buona partita, a dar spettacolo, a creare occasioni e portare a casa un risultato di soddisfazione, un 2-2 che racconta al meglio quello che sono stati i 90 minuti. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...